Ciao, Lucia, ci sentite? No. Io sento, però non so se Mi sa che non sentono. ci sento. Non capisco se ci sentono. Noi non vi sentiamo. Se state parlando dalla contro Io vi voi, non vi sento, sento. non sento dal CERN, non sento io. Ok, però vedo che ci danno accenno di un Ok. ok. Ah, ok. Ma noi non voi. Noi no. Sì. Non sentono e non parlano. Comunque, se ci sentite, ci sono un po' di panelist fuori, ok? Usate il linguaggio dei segni. No, è... Ci sentite? Ora Adesso sì. sì. C'era un lieve problema tecnico, tipo Eravamo controllare la mutate. spina se è inserita nella presa. Mettere le cuffie. Ok, questa parte la taglieremo. Allora, Oh, fisica sperimentale, Lucia. sì, buonasera a tutti. Allora, siamo dalla sala di conteggio dell'esperimento CMS al CERN e io sono Lucia Silvestris dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare di Bari e sono attualmente responsabile nazionale dell'esperimento CMS. E oggi in versione di guida qui per questa visita virtuale. L'altra guida è Sonia Natale, sono contenta di incontrare virtualmente tutti quanti. Dunque, fisica delle particelle da Roma, arrivata a Ginevra al CERN, dottorato in astroparticelle all'Università di Ginevra e tutta una carriera in un esperimento che è attualmente sulla stazione spaziale, ma con grande interesse per quello che era la mia prima cosa iniziale, la fisica delle particelle su acceleratori, e per questo, anche con la passione della comunicazione, continuo a collaborare per queste visite virtuali che ritengo estremamente importanti, soprattutto quando fatte da chi lavora dentro questi esperimenti, quindi dai fisici. Ok, allora io prima di passare la parola ai vari colleghi collegati dalle varie sedi, avevo preparato giusto qualche diapositiva per spiegarvi cos'è un po' il CERN, che cosa facciamo. Quindi se la regia mi può... The slides, please. Ok. Lucia, scusami, prima di iniziare, puoi avvisare Zoltan che ci sono un po' di panelist ancora Sono attendees? non ancora nell'audience. Poi tu. Quali sono i nomi? Per Mia, Mia, Zoltan, Zoltan. there is Mia, Mia, we need to promote Valentina, panelists. Valentina Mariani. We recorded all the email address. Could you please change? Lo stream YouTube non è partito. And the YouTube stream is not started. It is out. Io Could you please continuo ad continue insistere che questa è because la fisica sperimentale. time is going to move. Questo può succedere. Just continue. Continue. Sì, We are yeah, the going to problem is that I need the slides that are there. Yes, so I need to share again. But if you promote as panelists, just comunque, magari possiamo chiedere ai nostri panelist che sono presenti di descriverci un attimo no, la composizione. Ah, ok, c'è la. ok, C'è la quindi stavo dicendo, quello che noi cerchiamo di fare è cercare di capire in generale quella che è la ricerca fondamentale e quindi da dove veniamo, di cosa siamo fatti, quali sono le regole alla base di tutto questo. Ora, per fare questo ci sono due strade possibili della conoscenza. Da una parte, praticamente tramite dei microscopi,
E dall'altra parte tramite telescopi. Quindi se vogliamo vedere qualcosa di estremamente piccolo usiamo dei microscopi, e gli acceleratori altro non sono che dei super microscopi, e quindi praticamente producono in laboratorio le particelle microscopiche che popolavano l'universo primordiale ai primi istanti dopo il Big Bang. Dall'altra parte invece ci sono i telescopi e i super telescopi, quindi tutta la parte che studia le strutture più grandi del cosmo, gli ammassi delle galassie e il fondo di radiazione fossile. Quello che noi facciamo qui e che oggi quindi andiamo a descrivere è la parte dei super microscopi. Ora, il CERN è praticamente una grande organizzazione che è stata fondata nel 1954 per permettere agli scienziati europei di avere accesso a varie strutture di ricerca. Considerate che eravamo alla fine della Seconda Guerra Mondiale e quindi chiaramente non è che ogni Stato poteva permettersi questo. E tra l'altro possiamo vedere questo come il seme della comunità europea. La ricerca praticamente ti consente di mettere insieme tantissimi gruppi e attualmente ci sono 23 paesi europei più tutti gli altri paesi associati al CERN. E il ruolo del CERN è diventato sempre più globale, permettendo accesso a scienziati di tutto il mondo che vanno al di là delle frontiere religiose e politiche. Come potete vedere all'interno di questa control room, quindi di questa sala di conteggio dell'esperimento, ci sono sicuramente persone che abbiamo caratteristiche somatiche differenti, ma lavoriamo tutti insieme per lo stesso goal, cioè il raggiungimento della conoscenza della scienza. E il CERN dove si trova? Cioè in questo momento noi dove ci troviamo? Si trova tra la Francia e la Svizzera. C'è un grandissimo laboratorio che praticamente e ci sono vari tutto un set di acceleratori, partendo dall'SPS, che era quello che ha permesso la scoperta della W e della Z0, quindi Carlo Rubbia per intenderci. Ha un acceleratore molto più grande di 27 chilometri di circonferenza, che inizialmente era il LEP, quindi negli anni 80, e successivamente all'interno dello stesso tubo c'è l'acceleratore LHC, che sta per Large Hadron Collider, cioè un collisore di eventi di protone-protone. Quindi, come dicevo, noi siamo praticamente, è un acceleratore protone-protone, quando diciamo si raggiungerà l'energia di 7 più 7 TeV, che corrisponde quindi a 14 per 10 alla 12 electron volt. Come potete vedere, qui c'è uno strato a due livelli, cioè nella parte inferiore potete vedere praticamente che ci sono i vari rivelatori. I rivelatori si trovano ad una profondità di circa 150 metri, in particolare il rivelatore CMS, che sta per Compact Muon Solenoid, e quello che noi andremo a visitare oggi è proprio questa, la caverna all'interno della quale si trova questo esperimento. Allora, il rivelatore CMS, che vuol dire Compact Muon Solenoid, cioè un rivelatore compatto, in realtà è un rivelatore enorme.
è posizionato quindi a 100 metri sottoterra, è largo 15 metri e lungo 21. Se considerate che ogni piano è di una casa è circa 3 metri, hai un palazzo praticamente di 5 piani che si trova ad una profondità di 100 metri. Pesa il doppio della Torre Eiffel e utilizza il più potente magnete che è stato mai costruito. Adesso non vado nel dettaglio del rivelatore, in quanto questo sarà descritto dai vari componenti delle varie sedi. Sì, probabilmente comincio io. Aspetta. Ah, sì. Vado io con la regia. Allora, questa è qualcosa quando il rivelatore si trova in situazione aperta. Quello che vedete al centro altro non è che il fascio dove passeranno le particelle, e il resto è una struttura, ve lo potete immaginare come una struttura a cipolla. Ma quello che secondo me è sicuramente molto importante è il fatto che tutto questo, questi rivelatori enormi, possono essere fatti grazie al fatto che ci sono collaborazioni di oltre 5.000 persone, di cui circa il 12% è il contributo italiano. Ora, potete vedere quindi qual è la distribuzione geografica praticamente. Tutte le parti che sono in azzurro sono tutti gli istituti che appartengono alla collaborazione CMS, sono 239 istituti da 55 paesi. E sull'altro lato vedete la cartina dell'Italia e tutti i puntini che ci sono sulla cartina dell'Italia rappresentano le varie sezioni italiane con circa 350 fisici e ricercatori in generale, che rappresenta il 13% della collaborazione. Ora, come vi dicevo, il detector CMS ha una struttura a cipolla. Io questa volta, contrariamente al solito, partirei dall'esterno verso l'interno. E quindi partirei dai nuoni. Magari Adriano puoi dire qualche parola sui intanto dove tu ti trovi e sui nuoni. Certo, mi sentite? Sì. Ok, allora io sono un ricercatore del Politecnico di Bari e dell'INFN Bari e vi parlo un po' del sistema muoni, che è una delle parti, diciamo, più importanti a cui si è dedicata la nostra sezione. Come vedete da questa immagine che vi ha messo Lucia, i sistemi a muoni sono la parte più esterna del rivelatore, quindi sono queste zone che vedete in rosso, in bianco e arancione. E perché sono le parti più esterne? Perché i muoni sono delle particelle che tendono a interagire, sono tra quelle che ci interessano, diciamo quelle note, che tendono a interagire meno. E quindi devono attraversare tutto lo strato del rivelatore, del detector, quindi dal centro, diciamo, da dove vengono le collisioni fino alla fine, per poter essere poi rilevate e misurate. Queste camere che abbiamo e che sono state in parte costruite a Bari e anche testate, e Bari ha partecipato anche all'installazione di queste camere, sono alternate in maniera tale da essere in parte, dedicate comunque a una misura precisa del tempo, il passaggio delle particelle dell'ordine dei nanosecondi, e in parte invece dedicate maggiormente alla misura della posizione. E, per ricordarvi soltanto che il detector si chiama CMS, Compact Muon Solenoid, per un motivo, perché i muoni sono spesso delle segnature di decadimenti particolarmente interessanti. Grazie Adriano. Andando quindi dall'interno, dall'esterno verso l'interno, l'altro rivelatore a cui esiste un calorimetro adronico, che in realtà non ha partecipazione italiana, mentre abbiamo poi calorimetro elettromagnetico e dovremmo avere Trieste collegata per dirci qualche parola su questo. Però non vedo Bieri.
Ho alzato la mano. No, non è tra i... No, non c'è Vieri. Qualcun altro? You need to add Vieri at Candelice. Oh. Okay. Vieri Candelice. Ok, okay. So yes. Apparently he is not connected. Yes. Not connected. So he could be late. He said he could be late. Okay. Ha detto che poteva essere un po' in ritardo perché faceva una presentazione. È possibile questo? Ok. In tal caso proseguiamo e andiamo sempre più all'interno parliamo del rivelatore di tracciamento. Sì, io sono Roberto Dell'Orso dall'Istituto di Fisica Nucleare, la sezione di Pisa. Che ha avuto una grossa responsabilità, come tutte le sezioni italiane che hanno partecipato, appunto, nella costruzione del tracciatore, che è la parte più interna, cioè quella più vicina al tubo a vuoto dove passano i fasci di protoni che collidono nel centro di interazione. Dicevo che in Italia è stato costruito un terzo di questo tracciatore, che in realtà è costituito da due parti. Una parte più interna, che è costituita da pixel di silicio, e una parte più esterna che invece ha delle microstrip, cioè delle strisce di silicio che ricostruiscono quindi una sola coordinata, mentre nei pixel abbiamo la ricostruzione di entrambe le coordinate. Le sezioni che hanno partecipato, oltre a quella di Pisa, come è scritto anche qui nella slide, sono Bari e Perugia, che hanno costruito i moduli proprio di cui è costituito il tracciatore. Genova, Milano e poi Firenze e Torino, dove è stata fatta l'integrazione dei moduli sulla struttura meccanica, e poi Pisa, dove è stata fatta appunto l'integrazione finale prima di portare il rivelatore al CERN. Questo è avvenuto nel 2006. Quindi diciamo questo rivelatore tra qualche anno avrà diciamo 20 anni di vita, quando verrà sostituito dall'upgrade, cioè dall'aggiornamento che si farà nel 2027. E questo rivelatore ha lo scopo di ricostruire le tracce delle particelle cariche, tutte quelle diciamo ricostruzioni che vedete spesso appunto da partire dal punto di interazione con le tracce che seguono delle traiettorie curve, vengono appunto ricostruite grazie alla ricostruzione di questo apparato. Il fatto che siano curve dipende dal fatto, come è stato detto, che c'è un campo magnetico molto intenso che fa sì che le tracce cariche appunto abbiano una curvatura che consente intanto di determinare il segno della carica, perché le cariche positive e negative curvano in direzioni opposte, e poi diciamo in base anche consente anche dalla misura del raggio di curvatura di fare anche una misura della, diciamo così, della velocità di queste particelle, che poi insieme alla misura di energia dei calorimetri consente poi anche di determinare il tipo di particella che viene rivelato. Qual è la particolarità di questo rivelatore? È, come è stato detto, una specie di macchina fotografica con 70 milioni di canali, quindi diciamo concettualmente molto simile a una macchina fotografica digitale, con la differenza che noi effettuiamo 40 milioni di fotografie al secondo, quindi immaginate... Io ritengo che a questo punto possiamo iniziare la visita virtuale, perché diciamo iniziando ad andare giù. Sì, io comincio a prepararmi di la vestizione, non sento se c'è qualcuno che sta parlando, la vestizione, il casco per andare giù. Lo comincio a indossare. Ti invito a seguire un attimo quello. Mi metto un attimo qui. Dunque, vi invito a seguire un attimo il percorso che farò, che lo descriverò con l'aiuto di Lucia,
mostreremo come si entra nella caverna, come si accede alla caverna. Tenete conto che ci sono due caverne, una che è quella di tutta l'elettronica e tutte le parti che servono, che sono di servizio per l'esperimento, e poi passeremo nella caverna parallela a quella da cui arriverò, che è la caverna invece dove c'è proprio il rivelatore. Lo visiteremo, e come ha detto Lucia giustamente, visto che il rivelatore in altezza corrisponde ad un edificio di 5 piani, se sentirete un po' di affanno è perché chiaramente salendo sopra e sotto, ma cercherò in ogni modo di mostrarvi attraverso i miei occhi quello che è questo esperimento. Ci vediamo tra un po', Lucia. Ciao. Hmm? Yeah. Mutant? No. Okay. Okay. So can we share again this one? Yes. Quindi, come stavamo dicendo, ci sono tutte queste interazioni protone-protone, e non tutte queste, proprio perché, come diceva Roberto, sono delle macchine fotografiche che dovrebbero prendere 40 milioni di eventi al secondo, ovviamente non tutti questi sono interessanti, ma solo una parte di questi sono interessanti. Ecco perché dobbiamo selezionarli, e per fare questo il sistema che consente di fare questo si chiama trigger, cioè praticamente è qualcosa che seleziona solo gli eventi che sono interessanti dal punto di vista della fisica. Quindi magari Adriano vuoi dire qualcosa sul trigger? Sì, certo. Allora, come è scritto qui nella slide, il trigger per noi è composto da due stadi. Un primo stadio che chiamiamo L1 e che è composto principalmente da elettronica che è molto vicino al detector. Fondamentalmente è una prima selezione che viene fatta quasi direttamente dal rivelatore, da alcuni pezzi del rivelatore, e che permette di selezionare tra quei 40 milioni di immagini al secondo. Che... Aspetta Adriano, così vediamo Sonia che sta andando giù, anche se non ho capito se si è fermata. Vabbè, continua. Vado. Ok, passiamo quindi da quei 40 milioni di cui parlava Lucia, che sono... Mi sentite? Immagini. Allora, ecco, stavo facendo un test, mi sono fermata perché non vedevo le immagini, quindi non sapevo se mi stavate vedendo, quindi stavo controllando. Allora, vi dividerò tra un pochino la linea, perché tanto avremo una... La connessione Sonia, andrà Sonia, un attimo sei via. Troppo saturata, è troppo alto. Troppo alto? Adesso è molto meglio. È meglio? Non lo so, non sono io che manovro questa cosa. Questo oggetto posso fare poco, posso soltanto fare mute, unmute, non posso fare altro. Comunque se dite che va meglio adesso? No, no. Va meglio ora? Sì, un pochettino. Mi sentite meglio? Allora, dunque, dicevo, io adesso procedo verso l'entrata, dopo ci sarà un momento. Ma non mi vedete? Non vedete? Sì, ti vediamo. Ah, mi vedete? Cioè, non vediamo te, vediamo la No, no, vedete quello... Sì, vai avanti. Vedete l'immagine? Ok, no, ma io non sono molto interessante. Interessante quello che dovete vedere. Allora, io procedo adesso verso l'entrata, verso la zona sperimentale. Ci sarà un momento in cui vi ridarò la linea, perché non c'è connessione, e quindi potrete chiaramente parlare e coprire tutta quanta la cosa. Quindi... Innanzitutto vi faccio vedere, siamo già nella zona sperimentale qui, vi mostro un pochino. Yes, okay. It's okay. Vi mostro un pochino qui già, cioè, per me c'è grande rumore, penso che per voi non ci sia rumore, ma per me che c'è grande rumore. Qui abbiamo un pannello, non so se riuscite a leggerlo, ma sopra c'è scritto shutdown not beam, che significa che praticamente in questo momento non c'è modo, non c'è fascio di particelle, perché siamo ancora in fase di chiusura degli esperimenti. Adesso c'è una persona che sta facendo il check,
Ora io farò esattamente la stessa cosa di questa persona per poter entrare. Per poter entrare devo usare questo oggetto che è un dosimetro ed è di fatto un misuratore di radiazione che deve essere controllato in questo apparecchio almeno una volta al mese e di fatto non fa altro che sommare tutta la radiazione che ricevo io, perché ovviamente io lo devo indossare per poter entrare in queste zone. Allora io faccio adesso il check perché voglio controllare qual è il valore di radiazione che lui ha registrato fino adesso prima di entrare in caverna. Vedete il mio nome, questi dati, allora 0.09 millisievert, poi lascerò gli esperti coprire questa parte. Millisievert sono un'unità di misura per le la dose ricevuta. Ora cosa devo fare per entrare attraverso questa porta? Se qualcuno di voi ha visto il film Angeli e Demoni, ecco, questa è la famosa porta verde, una delle tante. Succedono cose molto cruente nel film, qui spero proprio di no. Quindi io richiedo l'accesso con il mio dosimetro, si aprono le porte. Ora devo abbassare l'immagine perché altrimenti il sistema non mi fa entrare. E adesso vi farò vedere con il mio collega qual è il controllo che sto facendo. Ci sono tre tipi di controllo che si fanno e sono un controllo di peso, che è di fatto questo quadrato, si entra in questo quadrato, vedete, giallo, dove mette i piedi, per controllare che effettivamente è una persona. Dopodiché c'è un controllo biometrico che viene fatto attraverso questo apparecchio del famoso controllo dell'iride e in più c'è anche un controllo fatto con degli infrarossi, dei raggi infrarossi per controllare che non si sta trasportando per esempio uno zaino con del materiale di fatto, perché quelle sono soltanto porte che servono per l'entrata delle persone. Ci sono qui altre due porte che fanno lo stesso lavoro e quindi questa è un'altra entrata. Perché ve lo sto dicendo? Perché in realtà vedete che qui abbiamo anche una porta blu. Ora, se voi foste qui di persona, chiaramente non avendo le vostre informazioni non potremmo farvi entrare, farvi fare l'accesso biometrico, e allora l'unica soluzione che abbiamo è quella di farvi entrare come dalla porta del materiale, diciamo così, un po' meno elegante però sicuramente è efficace e quindi è quello che facciamo. Abbiamo qui un grande ascensore. Ora l'ascensore lo abbiamo chiamato, sta tornando su, adesso si trova a meno uno. Effettivamente i livelli noi li numeriamo, meno uno, meno due, meno tre, che è quello più in profondità. Grossolanamente, meno 80 metri, il meno uno, meno 90 metri, il meno due, e meno 100 metri, il meno tre, grossolanamente. Meno 100 metri è dove è la base dell'esperimento. Ora l'ascensore si aprirà e vedrete anche abbiamo dei segni dove bisogna mettere i piedi. Questo ormai al tempo del Covid è quello che ci viene richiesto. Questo ascensore ci potrebbero entrare fino a 40 persone. In realtà vedrete adesso che di fatto le persone che possono entrare dentro sono soltanto 5 nella posizione. Ora io mi metterò qui, probabilmente qui a un certo punto perderemo il segnale, quindi passerò la linea a voi. Comunque rimango con l'immagine per mostrarvi. Come previsto abbiamo perso il segnale e quindi a questo punto magari possiamo continuare con quello che stavi dicendo, Adriano. Sì, allora, quindi abbiamo questo doppio stadio perché non possiamo mettere da parte... Mi sentite? Perché sento qualcuno che commenta. Sì, perché ti avevamo perso. Sì, perché qui c'è sempre questo problema perché dobbiamo cambiare la connessione. Riuscite a vedere il display? Sì. Allora, vi assicuro che non è una cosa fatta apposta per le visite virtuali, è vero. Stiamo scendendo sotto, se foste qui sentireste la differenza di pressione, le orecchie che si turano, no? Che sentite come succede quando si va in altitudine oppure si scende giù molto velocemente, la compensazione non sempre viene fatta e siamo quindi adesso quasi a meno 90 metri, quindi siamo scesi. Dove siamo scesi? Al piano intermedio.
Al piano intermedio, una volta che scendiamo, abbiamo questa sala, come vedete, ve la mostro, adesso l'ascensore si sta chiudendo, vedete, e questa sala è importante per quale motivo? Perché questa è una zona di sicurezza, cioè non è soltanto l'ascensore. Che cosa significa zona di sicurezza? Innanzitutto ci sono delle porte ignifughe, ce ne abbiamo una da questo lato dove non andremo, noi entreremo da quest'altra porta, sono porte ignifughe, ma sono anche fatte in maniera tale, cioè abbiamo un sistema di ventilazione per cui l'aria viene tirata fuori, viene spinta fuori, ok? C'è una sovrappressurizzazione, e questo perché? Perché dall'altro lato, oltre questa porta, abbiamo la vera zona sperimentale, e la vera zona sperimentale ovviamente c'è dell'elettronica, c'è del gas, tutte le cose che usiamo per fare l'esperimento, ed è naturale, nel senso noi cerchiamo di fare in modo che non succeda, ma può succedere che ci sia un inizio di incendio, che ci sia del fumo, che ci sia una perdita di gas. Allora in quel caso bisogna evacuare. Per esempio questo qua è un sistema che permette, basta rompere il vetro, si preme il bottone, chiunque può farlo, e fa partire l'allarme evacuazione. Cosa si fa nell'allarme evacuazione? Si procede verso questa zona, e questa è una zona di sicurezza. Se si può, si prende l'ascensore. Se l'ascensore per qualche motivo non funzionasse, si può restare qui ed aspettare l'arrivo dei pompieri, perché questa è una zona di sicurezza, come ho detto. Ora io entro dall'altra parte e continuo a dirvi che comunque in caso di evacuazione, aspettate che la porta è molto pesante, il mio collega mi aiuta, grazie. ecco, questa è una delle cose, forse una delle poche cose diverse da quella della vita di tutti i giorni, il fatto che se si deve evacuare si deve usare l'ascensore. Normalmente, voi lo saprete, nella vita quotidiana, se c'è un incendio in un palazzo si dice usate le scale, non usate l'ascensore. Ecco, qui è esattamente il contrario, ma il motivo è che le scale che vi mostro anche qui, perché adesso siamo fuori, e tutta questa colonna, adesso poi lo avvicineremo anche un po' di più, che vedete sono scale, tutta questa zona qui, provo a mettere il mio dito qua, tutta questa zona qua sono tutte scale che vanno fino alla superficie. Allora questa zona qui di scale non è protetta come la zona da cui sono entrata, che era quella dell'ascensore, ok? E quindi di fatto si rischia. Oltre al fatto che, considerate, sono circa 100 metri, cioè 100 metri, se partite da sotto, dividete per 3, un piano, come ha detto Lucia, sono 3 metri, quindi avete semplicemente 33 piani da farvi verso l'altro. Sentirete il mio respiro soltanto facendo 2,5 piani. È vero che io non sono una sportiva, però diciamo così, non è facile, ed è per questo che comunque noi abbiamo questa maniera di evacuare. Francamente a me non è mai capitato, credo che è raro che succeda l'allarme evacuazione. Da questo punto chiedo aiuto al mio collega, che sicuramente ha qualche centimetro più di me, per mostrare che cosa. Questo è un punto di accesso dove si passa il materiale, e cerchiamo di mostrarvi la superficie. Vediamo se ci riusciamo. No, we cannot see. Non so se riuscite. Maybe you have to turn more. Ok, proviamo, non so se si riesce a vedere un po' di luce, eccola là, forse riuscite a vedere, ecco, qualcuno adesso può indicare, sì. si vede un quadrato più chiaro sopra, e lì è praticamente dove noi abbiamo fatto il check con il nostro dosimetro, dove c'era la famosa porta verde, quello è il livello, e adesso siamo sotto invece, e siamo a meno 90, ok? Dentro questo è una, diciamo così, una colonna, ovviamente, da cui c'è una gru che permette di trasportare il materiale dall'alto verso il basso, cioè verso la zona sperimentale. Dov'è la zona sperimentale? Ve la mostro, però purtroppo oggi non ci possiamo andare proprio su questo angolo, però vi mostro dov'è la zona sperimentale. Ecco, la zona sperimentale, non so se si riesce a intravedere, è questa parte qua. Cioè noi siamo da questa parte, questa è la caverna sperimentale, abbiamo un corridoio di connessione, possiamo andare dall'altra parte. Io accederò a quell'altra caverna, ma attraverso un altro percorso, e purtroppo non potrò andare proprio in questo punto, però credetemi, cioè nel senso, adesso c'è anche un carrello, non si riesce a vedere, comunque quella è la parte, la zona sperimentale, tanto per mostrarvi la distanza. Ora quello che faccio, proseguendo,
accedo ad una stanza, voglio spiegarla un attimo prima perché c'è molto rumore in quella stanza, perché c'è dell'elettronica, quindi c'è un sistema di ventilazione molto potente, perché chiaramente l'elettronica sviluppa calore. Abbiamo una stanza di questo genere a questo livello, almeno due, e a livello superiore, il meno uno, abbiamo una stanza di fatto, diciamo così, identica. Ora, non me ne vogliano gli esperti del trigger, io la dico molto semplice per dare il messaggio, poi lascerò chiaramente a loro la descrizione tecnica. Io penso che questo magari possiamo far dire ad Adriano. Sì, no, voglio soltanto dire quali sono i livelli e poi dopo io passerò e non mi taccio. Allora, l'elettronica sul rivelatore, poi i segnali vengono trasportati fuori e vanno qui in queste stanze, e abbiamo un primo filtro dei segnali e poi questi segnali già filtrati vanno in superficie per un ulteriore filtraggio, diciamo così. Io adesso mi addentro qui e vi lascerò descrivere, perché chiaramente abbiamo gli esperti che ha costruito queste cose e quindi lascio la parola a loro. Lucia? Vai Adriano. Sì Adriano, vai. Ok. Bene, quindi come vi dicevano, sì, ci sono questi due livelli, ok, il primo è quello alto che dicevamo, però comunque non ci sono abbastanza, diciamo, questo livello riduce soltanto a 100.000 immagini al secondo quello che possiamo registrare, o meglio, dobbiamo ulteriormente diminuire questa rate, questo numero di immagini, fino al massimo a qualcosa dell'ordine di 1.000 immagini al secondo, per poterle poi salvare su disco. Ora, mentre la prima parte era quella che si dice hardware, cioè viene fatta direttamente sul detector, in questo caso invece si ricostruisce un po' l'evento, cioè si cerca di capire più o meno quello che, un po' più in dettaglio quello che c'era, e per fare questo il CMS ha la sua farm a disposizione, al suo centro di calcolo, che sono composto all'incirca da 30.000 CPU, cioè da 30.000 processori che possono analizzare e ricostruire i dati in modo più o meno preciso per una prima selezione. E ora lo stiamo anche equipaggiando con delle GPU, che sono delle schede video, quelle che voi avete nei vostri computer per solitamente, fondamentalmente, giocare o fare dei rendering di 3D. Poi, una volta selezionati questi dati e salvati sul disco, vengono poi analizzati da tutti, diciamo, i fisici della collaborazione per capire se ci sono degli eventi interessanti o meno, per poi produrre effettivamente ricerca e articoli attraverso un sistema che è di centri di calcolo distribuiti lungo tutto il mondo, che comprende decine di centri, ciascuno dei quali viene poi può essere utilizzato in qualche modo dal singolo ricercatore per poter analizzare i dati. Grazie. Quindi stanno facendo vedere comunque il centro di calcolo effettivo che fa la selezione degli eventi, e che è in loco per permettere un trasferimento anche molto rapido di queste grandi quantità di dati. Considerate che ogni evento è all'incirca un megabyte, quindi anche 100.000 eventi al secondo vuol dire più di, diciamo, dell'ordine dei 100 gigabyte al secondo. Sonia, volevi dire qualcosa? Sì, giusto due cose, non per quanto riguarda l'elettronica, ma giusto per dire a chi ci sta guardando che stiamo accedendo a delle zone dove i visitatori non potrebbero entrare, quindi di fatto è vero che la visita è virtuale, ma è anche vero che ci stiamo guadagnando di vedere delle cose che normalmente i visitatori non potrebbero vedere. Ora qui abbiamo un altro settore, poi stavo facendo vedere gli estintori, come ho detto, perché è chiaro che con tutta questa elettronica, con tutti questi cavi, è ovvio che potrebbe succedere, ovviamente noi speriamo sempre, facciamo in modo che non succedano queste cose, però può sempre capitare. Volevo aggiungere una cosa, vedete che ci sono alcuni armadi, chiamiamoli così, dove ci sono queste bande colorate arancioni, sembrano gialle ma in realtà sono arancioni, e di fatto se c'è un'interruzione di alimentazione, in realtà questi armadi che contengono questa elettronica continuano a funzionare, e questo perché effettivamente vengono considerati essenziali e quindi non possono essere spenti. Quindi bisogna fare attenzione, perché uno magari pensa che non ci sia più alimentazione e invece c'è. Quindi questo è un segnale per dire fare attenzione. L'ultima cosa che volevo far vedere è il corridoio
dell'alimentazione con tutta questa cosa, io la trovo un'opera d'arte questa parete, non so voi, ma a me piace sempre entrare in questo angolo per come sono disposti questi cavi. Non so, magari qualcuno dei nostri esperti vuole aggiungere qual è il modo di cablare, che deve essere fatto in maniera regolare, perché mischiare un solo cavo qua significa non far funzionare niente, cioè avere o non funzionare o avere dei risultati che non tornano. Quindi non so se volete aggiungere qualcosa. Mia, vuoi dire qualcosa? Ma molto flash, sì, come ha detto Sonia, è importantissimo identificare le posizioni dove i segnali, da dove arrivano i segnali. Alle volte succedono gli errori, però fortunatamente i dati possono essere sfruttati per capire cosa sta succedendo. Quindi sicuramente c'è un lavoro certosino, vedete come sono ben organizzate, vorrei essere io così precisa con le mie cose, ma poi fortunatamente con i dati e prendendoli possiamo a posteriori applicare gli algoritmi, applicare le nostre conoscenze e a volte ritrovare il filo della matassa. Ma in fondo è un po' come fare un puzzle. D'altra parte tutti i pezzi devono tornare al loro posto. Vedete, sto procedendo adesso verso la caverna sperimentale. Chiaramente, come vedete, io prima non ho usato molto tempo e non lo userò neanche adesso, però comunque c'è tutta una serie di protezioni che abbiamo, perché comunque siamo in una zona sperimentale e siamo a 100 metri sottoterra, quindi abbiamo l'armadietto ovviamente medico, abbiamo alcune strutture, alcune cose che servono in caso di emergenza, il defibrillatore qua sopra, ovviamente un telefono direttamente, il famoso telefono rosso collegato direttamente con i pompieri, cioè se io lo alzo mi rispondono i pompieri e sanno esattamente che sto chiamando da questo telefono, da questa posizione. Poi abbiamo l'estintore, di nuovo l'allarme evacuazione, e da questa parte abbiamo anche come si indossa una maschera in caso si debba mettere, perché c'è una fuoriuscita di gas. Tenete conto che tutte le persone che lavorano in queste zone sperimentali devono aver seguito un corso per poter indossare questa maschera, che in caso d'emergenza deve essere indossata entro 30 secondi quando uno la apre, e un corso anche per l'utilizzo almeno di base degli estintori, anche se di principio, cioè, uno chiama i pompieri. Questa porta qui rossa, che vedete, ha un profilo che ricorda un po' il tunnel di LHC, però abbiamo una bella foto che ce lo mostra. Effettivamente è un accesso al tunnel dell'acceleratore, ma è un accesso soltanto in caso di emergenza, perché altrimenti non si può entrare. Vi faccio vedere, la porta, come si dice in italiano, è piombata, quindi la possiamo aprire soltanto se veramente non abbiamo possibilità di uscire da questa zona usando la strada da cui sono venuta. E tenete conto che questa caratteristica è proprio quella che permette ai visitatori di accedere qui sottoterra anche durante la presa dati. Questa è una unicità di CMS. Gli altri esperimenti, quando si prendono dati, non permettono l'accesso sotterraneo, CMS sì. Dove si arriva quando non si può entrare nella caverna sperimentale, come facciamo adesso? Io sto percorrendo metà del corridoio che mi porta nell'altra parte della caverna. Letra. Wing out. L'altra parte della caverna, come dicevo, e quindi abbiamo la porta, un'altra porta di accesso. Qui mi fermerei se ci fosse la presa dati, non potrei andare oltre, né io né altri colleghi che lavorano dentro, se ci sono i fasci, e chiaramente neanche i visitatori. In questo caso invece possiamo entrare, quindi l'accesso è lo stesso, badge. Si aprono le porte, il controllo è identico a quello di prima, solo che la porta è gialla e della porta è, vedete, non ho abbassato velocemente la camera e il sistema mi ha detto, quello degli infrarossi mi ha detto che volevo introdurre un oggetto che non era permesso. Quindi adesso abbasso la camera, scusate la visione che non sarà perfetta. È il sistema infrarossi che mi impedisce di avere la camera su. Adesso faccio il controllo biometrico, che è passato. Ok.
E proseguo nella descrizione, adesso vi mostro il collega invece che entra. Il colore della porta è semplicemente dovuto alle zone a cui stiamo accedendo. Questa è una zona più vicina alla caverna sperimentale, quindi la porta è gialla e ci sono degli altri permessi per poter entrare in questa zona. Non è che tutti possono farlo. Ecco qui il mio collega è uscito, grazie. Continuiamo il nostro corridoio per arrivare alla porta magica. Alla porta magica. In un'altra visita che era composta da un pubblico di letterati ho parlato della porta dell'inferno. Dovrei parlare della porta del purgatorio perché siamo a metà, per fare una citazione dantesca. Allora, siamo adesso nella caverna sperimentale che è parallela a quella che ho percorso precedentemente. Questa è una parte, poi lascerò ai colleghi di descrivere in dettaglio, diciamo che è un tappo. Avete parlato di cipolla, io come ho detto io sono un pochino più, come dire, o è un salame tagliato a fette, CMS, o una viennetta per intenderci, con tutti quanti gli strati, diciamo che vado un po' più sul soft. Allora, questa è la parte di chiusura e forse potete già intravedere un pochino il tubo dei fasci che però che viene, quindi praticamente il tubo arriva così, questo è di fatto è l'LHC, anche se poi il vero LHC ha tanti altri elementi tutti intorno, ma questo è il tubo dei fasci che entra tipo uno spiedino dentro CMS e io adesso percorro, ovviamente non vi posso mostrare il tubo dei fasci perché abbiamo la struttura del rivelatore, ma una volta che veniamo da questa parte, spero che si veda, eccolo qui, ecco il tubo dei fasci. Non siamo ancora al centro della viennetta, non siamo ancora al centro dell'esperimento, le collisioni avvengono più avanti. Immaginate che dall'altra parte c'è che questo tubo, ripeto, veramente come uno spiedino, percorre tutto quanto l'esperimento e voi avete due fasci di particelle che arrivano da una parte e dall'altra e che fanno la collisione al centro. Ci sono i vari elementi, li descrivo brevemente e poi mi chiedete magari di inquadrare le cose. Non possiamo vedere la parte interna del calorimetro, ma forse vediamo un po' la parte esterna che rappresenta, diciamo, gli elementi dei calorimetri qua, che è tutta avvolta. Quello che vediamo bene nettamente è questa circonferenza, che in realtà è semplicemente la sezione trasversale di un cilindro, perché questo è il magnete di CMS, e poi vediamo bene la struttura delle camere a muoni qua, e la parte di ferro, come diceva Lucia, l'esperimento pesa più della Tour Eiffel, sono 14.000 tonnellate e un confronto nella vita di tutti i giorni di 14.000 tonnellate, pensare ad una macchinina, quelle che chiamiamo le city car, non lo so, che di solito pesa una tonnellata. Quindi immaginatevi una collina, non so se chiamarla collina o montagna, dove ci sono ammassate una sull'altra 14.000 automobili, 14.000 city car. Questo è il peso equivalente di tutto questo esperimento. E questo è molto dovuto a questa struttura in ferro che serve a qualcosa che poi probabilmente Lucia potrà spiegare meglio di me, perché è meglio avere una slide. Io purtroppo non ho nemmeno due mani libere, quindi non posso farlo. Chiedo se c'è qualcuno tra i nostri panelist che vuole che inquadri o vuole descrivere qualcosa dell'esperimento qua in particolare. Ditemi. Forse vogliamo dire perché il rivelatore è aperto. In realtà questo... quello che noi stiamo facendo, il motivo per cui noi lo vediamo aperto è perché negli ultimi due anni praticamente dovete considerare come le macchine fanno le revisioni annualmente, anche il nostro rivelatore ha bisogno di fare delle revisioni e quindi fare degli aggiornamenti e anche aggiustare, come cambiamo l'olio, dobbiamo aggiustare le varie camere che magari hanno avuto qualche problema durante durante l'anno. Ora, in particolare, noi adesso stiamo passando da una fase di energia, partiremo, diciamo oggi noi lo vediamo aperto,
ma è praticamente uno degli ultimi momenti in cui lo vedremo aperto, perché ci sarà la chiusura ad ottobre, in quanto dobbiamo fare il primo test in cui ci saranno collisioni di protoni all'interno dell'LHC e quindi nell'esperimento. E questo serve come test per poi la partenza effettiva di quello che si chiama il Run 3, che accadrà a partire da marzo dell'anno prossimo. Quello che sta mostrando Sonia è praticamente il fascio, cioè la zona dove il fascio entra. Purtroppo il cuore dell'esperimento si trova all'interno ed è ormai chiuso al suo interno, perché una delle attività che si è svolta durante questi anni è stato proprio quello di cambiare delle parti del rivelatore più interno, del pixel. Quindi magari Roberto vuoi dire giusto due parole su questo? We go there. Okay. Roberto? Se c'è qualcosa, sì, prego, se c'è qualcosa che devo mostrare, ditemi. Non si può mostrare perché ormai è chiuso. No, questo lo so, questo qui lo so, no, dico di qualche altra cosa che si vede. Ok, vai Roberto. No, non ho capito, stavo leggendo una domanda da Padova, chiedono se ci sono stati incendi o problematiche di questo tipo particolarmente gravi, se sì, per errore umano del sistema. Ma io ricordo l'incidente più grave, ci fu proprio all'inizio, la prima accensione dell'HC, con una perdita di elio a bassissima temperatura che provocò un'esplosione e la distruzione di un ottavo dell'acceleratore. Per fortuna non erano presenti operatori umani e quindi non ci fu nessun ferito, però provocò un ritardo di diversi mesi. E per fortuna lontano dagli esperimenti, altrimenti avremmo avuto un bel problema. Ok. No, quello che stavo invece dicendo è che attualmente è stato inserito delle variazioni al cuore dell'esperimento, cioè al rivelatore di pixel. Quindi non so se, visto che questa è un'attività che si svolge particolarmente a Pisa, vuoi dire due parole, diciamo, sulle maggiori caratteristiche che adesso ha questo rivelatore. Sì, il rivelatore a pixel, essendo quello più vicino al punto di interazione, anche quello che, diciamo, riceve la maggior quantità di radiazione. Questo fa sì che dopo alcuni anni, soprattutto gli strati più interni, prima si deteriorano, quindi aumenta la corrente, c'è tutta una serie di problematiche, funziona sempre meno e poi dopo qualche anno, diventa quasi inutilizzabile, quindi è il rivelatore che viene sostituito più frequentemente. Di solito quando si fa questa sostituzione si approfitta anche per migliorare, anche perché negli anni la tecnologia migliora e quindi si cerca di posizionare un rivelatore migliore. Cosa vuol dire questo? Beh, abbiamo detto che questo tipo di rivelatori, siccome sono nel punto più vicino all'interazione, devono essere molto leggeri, quindi si sfruttano tecnologie ancora più leggere. Si cerca di aumentare la risoluzione, quindi fare pixel sempre più piccoli e possibilmente aumentare anche il numero di strati per avere più punti di rivelazione. Grazie Roberto. Se posso un attimo inserirmi, stavo cercando di mostrare, ma non so perché purtroppo non c'è molta luce, se riuscite a vedere proprio dove comincia a entrare il tubo dei fasci nella zona laterale. Però io riesco a vederlo, ma temo che, non essendoci molta luce, voi vediate soltanto del nero. Non so, confermatemi, non lo so. Sì, vediamo dove entra, ma poi si vede nero, chiaramente. Esatto, non vede, riuscite a vedere nemmeno un laccio, forse si vede un laccio giallo a un certo punto qua, che è praticamente una specie di sostegno che hanno messo. Io adesso cosa faccio? Salirò sul tetto di CMS. Cioè andrò qua sopra, va bene? Di nuovo questa qua è una cosa che normalmente i visitatori non possono fare, quindi se sentite un po' di, come dire, di respiro affannato è perché qui scale e altre cose, bisogna fare un po' di ginnastica.
Ok, allora io direi a questo punto che voi avete visto quindi questo grande rivelatore e abbiamo detto che non tutti gli eventi vengono acquisiti perché non sono interessanti per andare a studiare la struttura dell'universo, ma come facciamo per, Modè? per la, Ah, chi è? abbiamo bisogno di ricostruire tutti gli eventi. Magari Valentina ci può dire qualcosa. Questa è chiaramente un'attività che si svolge in Italia, però a Perugia state svolgendo un'attività per quanto riguarda il rivelatore di le attività di tracciamento. Quindi magari ci vuoi dire spendere due parole su questo. Sì, certo. Chiaramente è fondamentale mettere insieme tutte le informazioni che noi ricaviamo dai singoli rivelatori, però le informazioni del singolo rivelatore, importanti sì, ma non... ok, grazie, ma sono diciamo, limitanti se dobbiamo poi andare ad identificare l'evento, la singola particella. Questo riusciamo a farlo solo mettendo insieme appunto tutte le... Le varie misurazioni dei rivelatori. Quindi, per esempio, partendo dall'interno verso l'esterno, il tracciatore, come è stato detto precedentemente, riesce a rivelare le particelle cariche. Quindi, se una particella ha rilasciato un segnale nel tracciatore, beh, allora io so certamente che quella particella è carica e, come diceva Roberto prima, posso anche iniziare a capire se è una carica positiva o negativa, che quindi inizia a darci degli indizi sull'identità della particella. E poi, però, come dicevo, questo non basta, dobbiamo combinare altri tipi di informazioni e allora ci spostiamo verso l'esterno. Arriviamo ai calorimetri, il calorimetro elettromagnetico e il calorimetro adronico ci daranno diverse informazioni sulla particella. Innanzitutto, se la particella ha rilasciato energia nel calorimetro elettromagnetico, sapremo che è stato un elettrone o un fotone e andremo a combinare quindi questa informazione col tracciatore. Così, calorimetro adronico, a quel punto sapremo che questa particella è un adrone, quindi una particella più pesante che interagisce in maniera più forte con la materia. Se invece la mia particella è arrivata fino alla parte più esterna di CMS, beh, allora lì l'informazione è estremamente chiara perché so quasi con certezza che quello è un muone. Quindi è una particella che è riuscita a viaggiare attraverso tutto l'esperimento, arrivare alla zona più esterna e appunto a rilasciare un segnale proprio nelle camere specifiche per i muoni. E quindi ecco che diventa una sorta di gioco ad indovina chi. E mettendo insieme tutti questi pezzi di identità, riesco effettivamente a capire che tipo di particella ha rilasciato quel segnale. È semplice, penserete voi, però immaginate quanto possa essere complicato farlo con tutta la mole di informazioni che noi abbiamo nell'evento e questi due che noi chiamiamo event display, quindi veramente una fotografia dell'evento, vi danno bene l'idea della confusione e del sovrappopolamento di segnali che abbiamo all'interno dei CMS. Pensate quanto possa essere difficile andare ad identificare una per una tutte quelle linee gialle e colorate in generale che vedete là. E ovviamente abbiamo bisogno di un sistema di software estremamente complesso e estremamente intelligente che va disegnato ad hoc per questo tipo di attività. Lucia, Grazie posso Valentina. riprendere? Grazie Valentina, posso riprendere un attimo la linea così poi mi sposto da questa zona. Allora, vi avevo Però tieni promesso. presente che stanno parecchie domande a cui dobbiamo cercare di rispondere. Sì, vi avevo promesso di andare qua sopra, purtroppo non posso. Abbiamo qui, c'è cioè, come vedete un segnale che ci sta dicendo che stanno facendo un test. E quindi vedete, non posso, non c'è l'accesso su questa porta, però volevo indicarvi due cose importanti. Allora, innanzitutto un'altra particolarità di CMS è che è stato totalmente assemblato in superficie, non nella caverna, al contrario degli altri esperimenti che abbiamo al CERN. Quindi hanno assemblato questo grande cilindro lungo, facciamo un numero pari, 24 metri che diviso 3 fa 8, quindi un edificio di 8 piani in lunghezza. Per 15 come diametro, quindi un edificio di 5 piani in altezza, è stato totalmente assemblato in superficie. Però è stato assemblato in maniera intelligente, perché è ovvio che non esiste nessuna gru
che vi permetta di scendere in un solo momento un oggetto di 14.000 tonnellate. Quindi è stato assemblato facendo, come vedete, dicevamo che il rivelatore è aperto, è come un organetto, sono tante fette. Se riprendo il mio esempio di viennetta, voi avete tagliato le fette della vostra viennetta e le avete scansate, separate l'una dall'altra. Ognuna di queste fette pesa all'incirca 2.000 tonnellate, a parte quella centrale che è un po' di più. Come, e questo perché è stato fatto? Oltretutto sono tutte indipendenti perché le potete staccare e riattaccare, quindi si connettono. Ma come questo è stato fatto proprio per poterlo scendere in caverna. Da dove è stato sceso? È stato sceso, cerco di inquadrarvelo perché sono nella posizione ottimale, questo buco qua, lasciate perdere questa cosa rossa che la spiegheremo dopo, ma questo buco qua che vedete sopra è la superficie. Ora, il diametro di questo foro, che chiaramente si restringe per la prospettiva, è esattamente, di fatto, il diametro del rivelatore. A parte 10 centimetri da un lato e 10 centimetri dall'altro. Ve lo mostrerò, ci metterò una mano e vedrete veramente quant'è lo spazio. Quindi è stata scesa fetta per fetta, usando una gru chiamata dai cantieri navali di Genova. Le fette più leggere, quelle laterali, hanno richiesto circa 8 ore per poter essere scese, mentre quella centrale contenente il magnete ha richiesto circa 12 ore. Perché? Perché bisognava scendere lentamente, proprio per questi problemi che dicevamo anche di spazio, per evitare di fare stress sui cavi di acciaio e per evitare di innescare movimenti di oscillazione, movimenti a pendolo, perché una piccola oscillazione avrebbe determinato il fatto che il rivelatore avrebbe toccato le pareti e quindi avrebbe provocato dei danni. Okay. Questi oggetti rossi che vi mostravo sono per rispondere a quella domanda che parlava di incidenti, noi cerchiamo di prevenirli, questo qua è il sistema ultimo che abbiamo qui in caverna per prevenire gli incidenti, diciamo che è un sistema a schiuma, non saprei come dire, foam, diciamo che è una specie di grandi estintori che riempiono la caverna di schiuma in maniera tale da poter evitare la catastrofe, però questo determina che il rivelatore è inutilizzabile, quindi speriamo ovviamente di non usarlo mai. Lucia, mostro soltanto la distanza tra il rivelatore e la struttura e dopodiché vi lascio la parola perché scendo nella parte successiva. Se mi dai solo un minuto per scendere una scala, così non vi interrompo, è molto veloce perché si vede bene da questa parte. Scusate se vado un attimo veloce, ma per guadagnare un po' di tempo. So che probabilmente l'immagine non è estremamente stabile se corro. Ecco qua, perché a me sembra abbastanza impressionante mostrare questa cosa qua. Aspettate che metto bene l'immagine. Ecco, la distanza tra la struttura che scendeva e la parete, che di fatto è la distanza è questa barra, era questa qua. Ci va una mia mano. Ok? Un palmo della mia mano. Quindi capite bene che scendere un oggetto di 2000 tonnellate per circa 100 metri, lentamente per evitare oscillazioni, c'era di luce, diciamo così, soltanto questa distanza qui da un lato e dall'altro lato. Io adesso scendo giù, lascio la parola a voi, la riprendo quando sono giù. Grazie. Okay. Mia, mi dicevi che ci sono delle domande, io purtroppo non le riesco a vedere. Sì, da Padova. Marco Maria Maffezzoli chiede su che base il sistema decide quali eventi sono rilevanti e quali sono questi eventi. Non è così semplice da rispondere, in realtà è un po' complesso. Adriano, ci aiuti te? Sì, allora su che base, allora diciamo possiamo dire in termini generali, noi abbiamo comunque una teoria o una principale che è il modello standard, è una serie di possibili deviazioni da questo modello e quindi sappiamo un po' a valle quello che vorremmo cercare. Quindi l'idea è che il sistema, quindi diciamo quello che avevamo visto prima, il centro di calcolo, quello che fa, o comunque il rivelatore, vede un certo tipo di particella con determinate caratteristiche combinata con altre particelle che forma particolari possibili, diciamo noi, in particolare range di massa o in particolare range di energia, e decide quindi che l'evento può essere interessante o meno.
Quindi, oppure ci sono degli altri tipi di eventi in cui si, diciamo, c'è una parte di energia che è invisibile al rivelatore, nel senso che è prodotta una parte dell'energia della collisione e viene ceduta delle particelle, come per esempio i neutrini, che non possono essere rilevate dal CMS, e quelli sono particolarmente interessanti perché significa che c'è qualcosa che non abbiamo visto e che però è avvenuto. Quali siano esattamente i tipi di eventi? Ce ne sono una gamma vastissima e dipende appunto fondamentalmente da quali sono le premesse teoriche e i modelli che andiamo a studiare. Dal punto di vista pratico, quello che facciamo è capire che cosa è successo nell'evento molto rapidamente, e se rientra in certe soglie, in certi parametri che ci interessano, allora lo registriamo. E per esempio da questo punto di vista i muoni sono particolarmente interessanti, perché se accoppiati in certo modo hanno determinate masse, o se superano certe soglie di energia, o hanno determinate caratteristiche, magari di hanno volato, si dice, cioè non sono decaduti subito rispetto al centro di interazione, sono particolarmente interessanti dal punto di vista teorico e quindi le registriamo. Considerate che poi la maggior parte delle collisioni, si dice, sono elastiche, ovvero producono sono semplicemente uno scattering elastico tra protoni, oppure producono dei prodotti che sono molto poco energetici, che quindi tipicamente non rappresentano nessun nuovo stato, nessuno stato particolare che ci interessa studiare. Sì. Ci sono altre domande? Domanda in chat da parte di Enrico, che chiede: quando l'esperimento di CMS sarà finito, cosa si farà del corpo del rivelatore? Beh, a me viene in mente subito il fatto che prima di riutilizzare, chiaramente si cerca di riciclare e riutilizzare il più possibile, però essendo soprattutto la zona più vicina al punto di interazione estremamente attivata, quindi radioattiva, di radioattività secondaria, prima bisogna lasciarlo decantare, e quindi dipende un po' dallo stato di radioattività. Poi per quanto riguarda alcuni rivelatori, per esempio il rivelatore a pixel, che è molto piccolo e contenuto, penso agli esperimenti precedenti, sicuramente finirà in qualche museo quando non sarà più radioattivo. Per la parte più massiva, tipo il ferro e altri metalli, penso che si possano riutilizzare, sempre appunto verificato che non ci sia più attività. Beh, io aggiungerei comunque che l'esperimento in realtà durerà ancora per tantissimi anni, perché a parte il fatto che adesso noi stiamo riprendendo la presa dati, che funzionerà fino al 2026-2027, poi ci sarà un'altra fase che di nuovo porta ad un aggiornamento ancora maggiore, perché come diceva prima Roberto, le tecnologie avanzano e poi la complicazione degli eventi che dobbiamo andare a studiare diciamo è sempre maggiore, e quindi praticamente costruiremo delle parti nuove del rivelatore, quindi verrà fatto un nuovo rivelatore di vertice, un aggiornamento dei calorimetri, e ci saranno anche nuovi rivelatori, quali per esempio il rivelatore di timing, che magari Mia ci vuol dire qualcosa a proposito sull'upgrade in generale. Lucia, sì. Scusami, altrimenti rimango chiusa qui sotto. Okay, se magari vai. Mostro questo, così certo. Poi dopo voi potete continuare, perché altrimenti continuo a girare e vi mostro immagini. Allora, volevo mostrarvi alcune cose interessanti. Prima di tutto questo, che è un punto geodetico, cioè il fatto ci sono dei sensori che sono qui e che servono per controllare la stabilità del rivelatore. Questo significa che questo insieme di oggetti che vi stanno descrivendo e che sono assemblati con la precisione, diciamo così, delle decine di micron, mettiamola così, quindi a livello del milionesimo di metro, mettiamo così, chiaramente non si devono spostare, o quantomeno se si spostano devono essere in grado di controllare lo spostamento per poi poterlo correggere, altrimenti voi avete visto tutte quelle tracce, sono state mostrate delle belle immagini, non riesco ad associare il giusto segnale alla giusta particella, diciamola così, molto semplicemente. E quindi di fatto abbiamo bisogno di controllare la stabilità dell'oggetto, perché è vero che abbiamo
la zona è su uno strato di roccia, è vero che c'è il cemento, però chiaramente c'è movimento, non fosse altro che magari questa è una zona sismica nonostante tutto. Quindi questo è un sistema di rivelatore. Vi volevo mostrare quest'altra cosa, parlavamo delle fette che si allargano e si stringono. Questa è una macchina, poi dall'altra parte vi mostro l'altra, che attraverso questi cavi che vedete vanno lungo il rivelatore, permette di tirare da un lato o dall'altro e di allargare o restringere queste fette della viennetta. È semplicemente, io la dico semplicemente, ma semplice non è poi alla fine, attraverso questi grandi cavi e questa macchina. Ultima cosa, ma ve la mostro dall'altra parte, sono questi piedi arancioni che mi sembrava interessante mostrare, che sono quelli che vengono chiamati gli air pad, e di fatto che cosa sono? Ora guardate, forse dall'altra parte riesco a mostrarvele, ce ne sono di fatto, se ne vedono quattro, ma in realtà ce ne sono di più, quindi vedete qua, li cominciate a vedere, questa è una sezione, vedete? Ce ne sono tanti di questi air pad. A che cosa servono? Vedete che c'è tutto un sistema di tubi, con questi tubi si inietta, si pompa dell'aria compressa dentro e di fatto non si solleva, ma si rende più leggera la fetta, la ruota come viene chiamata, l'oggetto delle 2000 tonnellate, in maniera tale che i cavi lo possano tirare in maniera più agevole. Ed è abbastanza sorprendente questa cosa. Ultima cosa che vorrei mostrarvi è questa qua, che è la parte di ferro dell'esperimento. Ora in questo momento non c'è il campo, il magnete non è acceso, ma non è acceso da un bel po' di tempo, da quando l'abbiamo, diciamo così, a parte alcuni test probabilmente, ma da quando l'abbiamo spento circa 2 anni fa o forse di più. Il fatto è che, se non so se ci sono studenti o magari qualcuno se lo ricorda, i materiali possono restare magnetizzati, per esempio i materiali ferromagnetici. E mostriamo, facciamo un esperimento, cioè facciamo qualcosa di vero, non semplicemente mostrato. Ecco qui, ho questo rivelatore estremamente costoso, dico sempre. Aspettate che è caduto perché ho solo una mano a disposizione, se il mio collega mi può aiutare. Sono semplicemente delle piccole graffette, come vedete. E queste piccole graffette, come vedete, rimangono attaccate. Ora non ho tempo di farlo, però potremmo giocare sul numero di graffette presenti, perché se io ne aggiungo altre, a un certo punto non sarà più possibile, cioè non vedete, già in questa maniera è estremamente instabile, semplicemente perché il peso dell'oggetto è già abbastanza, come dire, è sufficiente a contrastare questa magnetizzazione, questa forza magnetica che abbiamo qui. Se aumentasse ancora il peso cadrebbe giù. Di fatto in questa maniera riesco un pochino a fare quella che io chiamo la bilancia magnetica, l'altalena magnetica. Ora, questa cosa non permette di misurare il campo magnetico, però vi posso assicurare, questo mi è successo, che con questo oggettino che non misura, semplicemente aumentando diciamo il numero di queste graffette o diminuendolo, sono riuscita a scoprire che il campo magnetico che era utilizzato in un periodo di presa dati era diverso da quello che è chiamato nominale. E perché? Perché il fatto era che io avevo un numero di graffette che usavo sempre, ora non ricordo, adesso supponete 8, e non riuscivo a mantenerlo attaccato. Quindi ho cominciato ad eliminarle, cioè a diminuire il peso, e alla fine sono riuscita a farlo. Sono andata in sala di controllo, ho chiesto se c'era qualche cosa di diverso nel campo magnetico, mi hanno detto effettivamente sì, stiamo usando un campo magnetico che è metà di quello nominale. Quindi come vedete si possono fare non misurazioni ovviamente, ma quantomeno avere delle informazioni semplicemente con un oggettino che è dato da semplici graffette. Questo per dirvi che la fisica, poi qui vediamo una fisica, come si dice, borderline, ma di fatto la fisica è qualcosa che possiamo sperimentare tutti i giorni. Lucia, io torno sopra perché penso che qui abbiamo finito. Se hai qualche richiesta particolare
di mostrare qualcosa, me lo fai sapere? Penso di no, okay. Perché penso che a questo punto continuiamo con Mia che ci stava raccontando un po' l'upgrade, eccetera, e poi vediamo un po' di domande. Sì, dicevamo l'upgrade previsto fra un po' di anni. Abbiamo necessità di rinnovare l'apparato sperimentale perché in particolar modo le condizioni di presa dati saranno ancora più estreme rispetto a quelle che abbiamo attualmente. A me piacerebbe condividere un'immagine, non so se Sonia sì? Porta, rubo un attimo lo schermo. Dove? Condivido un'immagine con il numero di vertici, dove si vede praticamente i vertici che riusciamo a ricostruire. Ah, la famosa immagine bellissima dove esatto. C'è il lago nel pagliaio. Io esatto. La chiamo lago nel pagliaio. Vai, Mia. Vado. Vai. Allora, velocemente, scusate, qua dovreste in teoria vedere la ricostruzione di un evento che è stato preso da CMS nel 2016 in cui abbiamo avuto una collisione con 130 vertici in contemporanea, quindi 130 collisioni in contemporanea, attualmente ne abbiamo tra le 35 e le 50, quindi questo è già un'idea di cosa succede all'interno del nostro rivelatore. Tutte queste linee sono particelle cariche che attraversano esperimento, e questi puntini rossi sono appunto i vertici da cui loro provengono e che siamo riusciti a ricostruire. 130 vertici sono 130 collisioni, sono tante, potete capire la complessità nel gestire e nel analizzare questi eventi, ma appunto fra un po' di anni ne avremo anche quasi il doppio, quindi questa immagine sarà ancora più complessa. È da notare che questa è un'immagine, una proiezione spaziale, quindi come notate in questa zona centrale è veramente complicato riuscire a distinguere una collisione da un'altra. Poter aumentare l'informazione aggiungendo una dimensione come il tempo può dare un aiuto a ricostruire, a identificare le diverse collisioni. Per questo vi faccio al volo un'altra condivisione di quest'altra immagine, se la trovo, eccola qui. La qualità è un po' peggiore, scusatemi. Qui in sostanza rivedete la stessa cosa, lungo Z questi punti sono i vertici ricostruiti, ma qua nella asse delle Y vedete il tempo, quindi riusciamo a percepire maggiormente la separazione temporale dei vertici. La dispersione temporale è di circa 180-200 picosecondi, che è un millesimo di miliardesimo di secondi, ok? Quindi sono e rappresentano praticamente il tempo in cui i bunch dei due diversi fasci si intersecano durante le collisioni. Per riuscire ad avere l'informazione temporale, che quindi è essenziale per identificare i vertici, e poi applicando la relatività ristretta ci permette anche di identificare le particelle, perché viaggiano a velocità diverse a seconda della massa, con l'informazione temporale appunto riusciremo a migliorare la nostra identificazione e ricostruzione. L'informazione temporale ci viene da un rivelatore chiamato MTD, che è Padova, Milano, Roma, Trieste, stanno insieme al livello internazionale, stanno sviluppando. Sarà posizionato tra il tracker e darà l'informazione spaziale di qualche millimetro, diciamo, con risoluzione di qualche millimetro, e temporale 35 picosecondi. Ok, Sonia sta ritornando in superficie, ormai sì, eccomi qua, a zero. Stiamo tornando su, sto rifacendo esattamente il percorso inverso a quello che ho fatto prima. Se volete rifaccio il controllo del mio dosimetro per controllare che non ci sia stato nessun problema durante la mia passeggiata nella sala di controllo. Allora, torniamo qua, facciamo il controllo. Devo dire che a volte ricevo il messaggio overflow, quella è eccolo qua, 0.09 millisievert, ok? Quindi di fatto nulla è successo,
prima di rientrare in control room volevo mostrarvi questo poster dove sicuramente c'è anche Lucia e ci sono anche tutti gli altri colleghi che sono collegati, ma io non saprei esattamente la posizione, a meno che non mi venga indicato, però una cosa la so, tutta la parte scura che vedete c'è la scritta CMS, che ovviamente è l'acronimo del nostro rivelatore qui, gli uomini sono a fondo scuro e le donne sono con il fondo bianco. E quindi vedete che la percentuale di bianco sicuramente è minore della percentuale di scuro. Questo significa che è un invito alla componente femminile della nostra audience che ancora debba scegliere quale carriera, quale futuro, in quale campo lanciarsi, a venire a unirsi a questa avventura sia di fisica fondamentale che semplicemente magari di fisica fondamentale per poi passare ad una fisica applicata di cui magari potremo parlare un pochino dopo. Rientro in camera, in sala di controllo. Ci sono altre domande che vengono da fuori? No. Una volta. Io non riesco a vedere le domande, voi le vedete? Sì, ce ne sono due. Una da Padova e chiedono quali aspetti della fisica vengono indagati con l'esperimento CMS. E più o meno a questo abbiamo già risposto, diciamo, come già diceva prima Adriano, ad esempio quando facciamo le nostre selezioni di trigger per scegliere quali eventi andiamo a considerare, quello che diciamo è il nostro focus è andare a misurare con massima precisione quelli che sono i fenomeni diciamo descritti dal modello di riferimento attuale della descrizione per la descrizione delle interazioni fondamentali, che è il modello standard, ma anche andiamo a cercare quali sono le deviazioni da questo modello e quindi a cercare di trovare magari nuove particelle o nuovi fenomeni che la teoria attuale non è in grado di spiegare, diciamo, quindi cercare di spingere i limiti della teoria per dei fenomeni rarissimi che al momento non abbiamo osservato direttamente. Grazie Matteo. Ora vedo che, a meno che non ci siano altre domande, vedo che siamo praticamente in fine alla visita virtuale, quindi penso che sia il caso di mostrare la sala di conteggio. Hanno staccato, come non detto. Allora, ve la mostro io da qui, praticamente, quello che vedete alle mie spalle, altro non è che quella che si chiama la sala di conteggio, praticamente il luogo in cui, quindi la sala di controllo di tutto l'esperimento, è il posto in cui, in quella posizione, normalmente, durante la presa dati, si trova il capo degli shifter, che è praticamente la persona che interagisce con i macchinisti per definire quali sono i parametri, assicurarsi che noi abbiamo le condizioni di trigger opportune, che il nostro rivelatore è in condizioni ottimali, che stiamo acquisendo correttamente tutte le informazioni. Quindi dobbiamo tenere presente che deve funzionare correttamente il trigger, ma poi tutti questi dati da quest'area vengono praticamente portati tramite fibre ottiche cosiddetto TR0, che è praticamente il luogo dove vengono poi immagazzinati e ricostruiti da parte di tutto questo grande centro di calcolo. Oltre questo ci sono quindi altri centri di calcolo che sono distribuiti nel mondo e uno di questi si trova a Bologna presso sempre l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, ma si chiama la sezione CNAF, e poi ci sono quattro
centri più piccoli che si trovano distribuiti all'interno dell'Italia, uno a Bari, uno a Legnaro, quindi vicino Padova, uno a Pisa e l'altro a Roma. Quindi chiaramente se ci sono persone di queste sedi e hanno voglia di andare a visitare di persona il centro di calcolo, sicuramente potete venire, almeno per quanto riguarda Bari, vi posso dire che noi nei momenti in cui, adesso chiaramente col Covid è un po' più complesso, ma in altre situazioni si può sicuramente visitare. E anche adesso, tenendo presente le solite alternanze di un numero inferiore di persone, eccetera, eccetera. Quindi qui dice quanto tempo viene impiegato per elaborare e raccogliere i dati. Raccogliere i dati avviene, è immediato praticamente, è tramite questo sistema di trigger, perché nel momento in cui è passato l'hai già perso. Invece elaborare, questa è una cosa diversa, perché è vero che abbiamo tante risorse di calcolo, però devi andare sempre a migliorare la ricostruzione, perché la precisione con cui tu puoi andare a misurare, per esempio, le particelle, eccetera, migliora. E quindi quello che noi facciamo è fare varie ricostruzioni al fine di andare a migliorare sempre di più la qualità di questi dati. Adesso, per esempio, si stanno producendo i risultati di analisi che sono dei dati raccolti durante il periodo fino al 2018. E quindi questo è più o meno, penso che questo risponde a un'altra domanda che adesso ho visto. Non so se ci sono altre domande o curiosità, o se qualcuno dei panelist vuol dire ancora qualcosa, se Sonia vuol dire qualcosa. Io spingo sempre sulla connessione al mondo reale. Noi facciamo tutte queste cose, come hai spiegato tu, per la ricerca fondamentale, per rispondere alle domande fondamentali. Siamo degli appassionati, siamo dei curiosi di questo campo, però probabilmente nel nostro pubblico abbiamo anche persone che hanno scelto altri percorsi e che sono semplicemente degli appassionati, dei curiosi, o dei ragazzi che magari vogliono tentare questa strada, ma magari non direttamente su questa ricerca fondamentale e sono più sul lato applicativo. Allora cercare di vedere quali sono poi, qual è il guadagno, quello che viene chiamato il trasferimento tecnologico da queste ricerche. Uno semplice, abbiamo tanto parlato di rivelatori a pixel, questo telefonino, i nostri telefonini sono silicio con dell'elettronica, con la tecnologia dei pixel, chiaramente totalmente diversa da quella di CMS, perché devono rivelare segnali diversi, ma anche l'elettronica, se noi prendiamo un telefonino anche soltanto di 10 anni fa, non ci possiamo, come si dice in gergo, far girare nulla, è lentissimo, e questo grazie anche alla spinta, proprio alla ricerca, alla richiesta sempre pressante della ricerca fondamentale, che cerca invece di andare più veloce, perché è vero che tutte queste, poi dopo queste diciamo così, queste migliorie che avvengono da idee di ricercatori, sono fatte anche in collaborazione con tante industrie, anche molte industrie italiane, e poi le industrie, dopo che hanno collaborato, chiaramente prendono la conoscenza. Qui al CERN non vendiamo, perché ovviamente il CERN è un'organizzazione non a scopo di lucro, come si direbbe, cioè di ricerca, di pura ricerca, e senza il famoso copyright, e invece le industrie ne fanno, diciamo, guadagno economico. Quindi questa è una cosa, ma l'utilizzo delle parti internet che lo usiamo senza doverlo pagare, ma parliamo delle applicazioni della fisica delle particelle nel campo medico, cioè curare i tumori attraverso le particelle e non semplicemente con la radiazione, usare l'antimateria. Tu parlavi all'inizio, no, delle grandi domande, cioè l'antimateria, che è un'altra cosa che si studia da un'altra parte, al CERN, ma si studia, cioè si fanno ricerche anche qui al CMS, e la usiamo per fare la famosa PET scan, pista per positrone non è altro che un antielettrone, e i rivelatori per vedere questi segnali che passano attraverso i nostri tessuti non sono altro che il calorimetro,
il tracciatore, l'elettronica di cui parlavamo prima, con trigger diversi. Quindi di fatto, cioè, questa conoscenza che noi sviluppiamo qui e che lo facciamo per uno scopo di pura curiosità, invece diventa qualcosa di pratico nella vita di tutti i giorni e anche utile. Ok, mi dicono dalla regia che praticamente dobbiamo chiudere, quindi io vorrei ringraziare tutti, Valentina da Perugia, Adriano da Bari, Matteo non so in questo momento dove si trova fisicamente. Perugia anch'io. Ok. Mia da Padova e Roberto da Pisa, chiaramente Sonia, anche perché tutto il lavoro che ha fatto salire e scendere mi fa bene le scale e tutto il comitato tech AIFA. Ciao Mohamed. Quindi Noemi, saluto Noemi e Zoltan. Grazie, chiaramente anche te Lucia, non ti sei ringraziata. Grazie Gianni. Ciao. Ciao, grazie. Grazie per la visita.